Io ho detto tante volte, andando al campo dei nemici, che sono certi network, molti dicono devo farlo davvero, ma da quale? CNN, MSNBC? È l'unico che davvero ci va e li cancella, li distrugge. Dì un paio di parole, dai, vieni. Signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito di unirmi a lei in questo viaggio straordinario e della fiducia che mi ha dato. Abbiamo visto il ritorno più incredibile nella storia degli Stati Uniti d'America. E con la leadership del Presidente Trump non smetteremo di combattere per voi, per i vostri sogni, per il futuro dei vostri figli. E dopo il più grande ritorno della storia politica americana avremo il più grande ritorno della storia economica americana con la leadership di Donald Trump. Grazie, grazie infinite. Si è rivelata una buona scelta. All'inizio così avevo qualche dubbio, ma sapevo che era bravo, amiamo la sua famiglia, passeremo bellissimi 4 anni e faremo qualcosa di davvero speciale per questo paese. Noi dobbiamo rendere questo paese grande, il più grande paese, potenzialmente di gran lunga il più grande paese al mondo. Adesso dobbiamo lavorare tanto per riprenderci tutto questo. Lo renderemo migliore che mai. Non so se dovremo aspettare un po' di più. Dovremo sigillare quei confini. Noi vogliamo che i nostri concittadini rientrino, devono rientrare, ma devono rientrare legalmente. Voglio esprimere anche il grandissimo ringraziamento a Susie e Chris. Avete fatto un lavoro fantastico. Vieni Susie, vieni, vieni qua. Chris, vieni anche tu. A Susie piace restare un po' dietro le quinte. Chris, vieni Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Sì, Susie preferisce stare dietro le quinte. This was unexpected, but non me lo aspettavo. Voglio ringraziare il Presidente Trump per questo viaggio, grande viaggio. È stato un candidato fantastico e sarà un fantastico 47esimo presidente. Questo team che abbiamo è il team migliore. Naturalmente Susie Wiles, mio boss, la migliore. Grazie, grazie Susie. È timida, non l'avevo mai vista così timida prima d'ora. Sono straordinari, comunque tutti qui sono straordinari, tutti sono speciali. Però chi hai detto? Abbiamo una nuova star. Elon, è nata una nuova stella. È un ragazzo straordinario. Stasera eravamo tutti insieme. Ha trascorso 2 settimane a Filadelfia e in diverse città della Pennsylvania a fare campagna. 2 settimane fa l'ho visto arrivare, scendere, andava veloce come un pazzo. Gli ho detto cosa è successo. L'ho visto scendere. Era un palazzo di 22 piani, sembrava più piccolo, ma in realtà era grande. Lui scendeva,
I'm saying only Elon can do this. Io ho detto solo Elon può fare una cosa del genere. I told it last night. I had a man on ieri the sera cioè, stavo con una persona al telefono. No sound. I was talking to a very important la televisione era silenziosa. A very important guy, one of the most important cioè, people in per, parlavo con una delle persone più importanti del paese, direi. I was president and now it looks like I was going to be maybe president again. So ero presidente e pensavo di essere di nuovo so presidente. E quindi gli ho chiesto di aspettare un attimo. Soprattutto perché sarei stato di nuovo presidente e ha aspettato. Ho visto questa cosa pazzesca che succedeva. E ho detto no, ho detto fammi un favore, puoi aspettare un attimo al telefono. Pensavo che fosse un film spaziale, ho messo giù il telefono e poi non l'ho ripreso per 45 minuti. Spaceship came down and I saw questa navicella spaziale scesa giù, pensavo che si schiantasse, visto questo fuoco che usciva dalla sinistra, è sceso giù gentilmente e poi ha tirato fuori questi alettoni. E poi sembrava come un bambino di notte. Io ho detto, Elon, eri tu? Ha detto, sì, ero io. I said, who else can do that? Can ma io ho detto chi altro può fare una cosa del genere? La Cina lo può fare, la Russia? No. Gli Stati Uniti lo possono fare se non tu? No, nessuno può farlo. Ecco perché ti voglio bene, Elon. And you know when we had the tragic hurricane Helene and it hit e poi quando c'è stato l'uragano Carolina del Nord, con tutta quell'acqua, un'acqua che non abbiamo mai visto. Nothing fields became lakes and the danger was unbelievable and un pericolo incredibile e la gente della Carolina del Nord è venuta ha detto sarebbe possibile in qualche modo parlare con Elon Musk con per Starlink ha detto che cos'è Starlink è una forma di comunicazione io ho chiamato Elon era molto pericoloso non c'era comunicazione ho detto Elon c'è un qualcosa di Starlink che hai tu che cosa che diavolo è gli ho detto lui ha detto è un sistema di comunicazione molto positivo e io ho detto ne hanno tanto bisogno in Carolina del Nord lo puoi portare sono stati rapidissimi veloci ed è stato fantastico ha salvato tante vite umane Elon ha salvato tante vite umane, è un personaggio, è un genio, dobbiamo proteggere i geni perché non abbiamo granché, dobbiamo proteggere i nostri super geni, voglio ringraziare il campione degli US Open. Bryson DeChambeau dov'è? Where is he? Dov'è? Bryson. Bryson. Oh, he was shot. He's hitting balls. Oh, he's on the way. Ah, sta arrivando. He's hitting balls. Bryson. Si sta mangiando le palline? Oh, look at him. Eccolo. He had a great. He's got a great career going. Great US Open, Bryson. That's grandissimo negli US Open, sei stato bravissimo. And Dana White, who has done some job. Why, what Lewis? He's a tough guy. È uno tosto. So Dana started UFC. Dana. And came to me, do you mind if I use your... Nobody wanted to give him a rinse because they said it's a rough sport, a little rough. Si pensava fosse uno sport un po' difficile, un po' duro. Io ho detto, questo è lo sport più difficile che abbia mai visto, ma gli è cominciato a piacere. Lui riesce a motivare moltissimo i suoi atleti, i suoi combattenti, sta diventando questa una delle imprese sportive più importanti. Allora vorrei che lui venisse a dirci qualche cosa perché la gente lo adora. Nessuno lo merita più di lui e più della sua famiglia. Ecco che succede
you've seen over the last several years, this is what it looks like. Vedete quello che è successo negli ultimi anni? Non si può fermare lui, non si arrende, è uno dei più resilienti uomini che abbia conosciuto in mia vita. È lui che se lo merita quello che ha fatto e la sua famiglia se lo merita. Ringrazio qualcuno rapidamente. Ayn Ross, Theo Vaughn, e ultimo, ma non per importanza, Joe Rogan, il potente Joe Rogan. E grazie America, grazie. Buonanotte a tutti. That is a piece of work. È un capolavoro, è davvero straordinario. Soprattutto voglio ringraziare i milioni di lavoratori americani di tutto il paese che sono il cuore e l'anima di questo grande movimento. Noi abbiamo vissuto tanto oggi vi siete presentati in un numero senza precedenti per regalarmi questa vittoria, una cosa davvero speciale. Noi vi ripagheremo, vi daremo i posti di lavoro migliori, ribalteremo la situazione e rapidamente lo faremo. Lo faremo in tutti i modi, lo faremo in tutti i modi possibili. E questo sarà ricordato il giorno in cui il popolo americano ha riconquistato il controllo del proprio paese. Quindi voglio soltanto dire, a nome di questo grande gruppo di persone, che sono persone che lavorano alacremente e fantastiche, come Robert F. Kennedy Jr., che aiuterà a rendere di nuovo sana l'America. È una persona straordinaria, vuole fare alcune cose e gliele faremo fare. Bobby, leave the oil to me. We have more liquid gold, oil and gas. Lascia il petrolio a me, abbiamo più olio liquido qui che in altri paesi, più dell'Arabia Saudita, più della Russia. Bobby, stai lontano dal liquido d'oro. A parte quello, divertiti. Ridurremo le tasse, faremo tante cose che nessun altro può fare, nessuno potrà fare. La Cina non ha quello che abbiamo noi, nessuno ha quello che abbiamo noi, ma abbiamo anche il più grande popolo, forse questa è la cosa più importante. Questa campagna è stata storica per tanti versi. Abbiamo costruito la coalizione più grande e più unita che si sia mai vista in tutta la storia americana, senza precedenti. Giovani, anziani, uomini, donne, rurali, urbani, ci hanno aiutato tantissimo. Ho visto l'analisi delle persone che hanno votato per noi, una cosa senza precedenti. Provengono da tutti gli angoli: afroamericani, ispanoamericani, arabi americani, asiatici americani, americani musulmani, tutti. È stato meraviglioso, un riallineamento storico. I cittadini americani di ogni retroterra, intorno a una causa comune di buon senso. Noi siamo il partito del buon senso, vogliamo avere dei confini, vogliamo avere sicurezza, vogliamo avere che le cose siano sicure, vogliamo avere una buona istruzione, vogliamo avere un esercito potente e idealmente senza usarlo. Per 4 anni non avevamo avuto guerre. A parte il fatto che abbiamo sconfitto l'ISIS in tempi record, ma senza guerre. Dicevano: comincerà una guerra. No, io non le comincio le guerre, io le finisco le guerre. Ma è stata una vittoria schiacciante anche per la democrazia e per la libertà. Insieme noi raggiungeremo il futuro più incredibile per il nostro popolo. Ieri, nell'ultima fermata in questa campagna, non farò più un comizio. Credo che ne abbiamo fatti 900 circa. Immaginate? Ci pensate? 900, 901, qualcosa del genere. Tantissimi comizi.
E eravamo tristi, molti dicevano il nostro ultimo comizio. Ma adesso entriamo in qualcosa di molto più importante, perché i comizi sono serviti per arrivare a questa posizione dove davvero possiamo aiutare il nostro paese, ed è quello che faremo. Lo renderemo migliore di quanto non sia mai stato. Molti mi hanno detto che Dio mi ha risparmiato la vita per un motivo. E la ragione per cui mi ha salvato la vita era per salvare il nostro paese, di dare la grandezza all'America. E adesso noi eseguiremo questa missione insieme. La prova non sarà facile, ma io metterò tutte le energie che ho a disposizione. Per svolgere il lavoro che mi avete affidato, è un grande lavoro, non ce n'è uno uguale al mondo, è il lavoro più importante al mondo. Così come feci nel primo mandato, abbiamo avuto un grande primo mandato, grandissimo. Sono stato governato da un motto molto semplice: promesse fatte, promesse mantenute. Nulla mi impedirà di mantenere fede alla parola che vi ho dato, rendere l'America potente, libera, forte, e chiedo a tutti i cittadini della nostra terra di unirsi a questo impegno. È ora di mettere da parte le divisioni del passato, degli ultimi 4 anni, è ora di unirsi, e noi cercheremo, ci proveremo, dobbiamo provarci. Succederà, il successo ci unirà, l'ho già visto succedere. L'ho visto nel primo mandato, quando siamo diventati, abbiamo ottenuto sempre più successo e la gente ha cominciato a unirsi. Il successo ci porterà insieme, ci riunirà, e noi cominceremo mettendo al primo posto l'America. Il nostro paese deve essere messo al primo posto, almeno per un po' di tempo dobbiamo sistemare le cose, perché insieme possiamo davvero rifare l'America grande ancora. Io voglio dirvi che grande onore sia questo. Vi ringrazio, non vi deluderò. Il futuro americano sarà più grande, migliore, più ambizioso, più ricco, più sicuro e più forte di quanto non sia mai stato in passato. Che Dio vi benedica e che Dio benedica gli Stati Uniti d'America. Grazie infinite. Grazie infinite.